Allora, facciamo 15 minuti, devo un po' correre, spero di farcela. Se parliamo di gestione delle risorse idriche in generale, allora noi dobbiamo fare riferimento semplicemente alla direttiva europea 2060 che dà delle indicazioni precise sulla gestione delle risorse idriche a vantaggio soprattutto delle generazioni future. È una direttiva estremamente importante. Questa direttiva nel 2006 viene recepita con un decreto legislativo 152, che stabilisce che i corpi idrici superficiali e sotterranei devono raggiungere dei precisi obiettivi di qualità. Per questo motivo le regioni predispongono i piani di tutela. Questi piani di tutela delle acque, quali piani di tutela delle acque, descrivono le azioni che devono essere intraprese affinché questi obiettivi di qualità vengano conseguiti. E a questo proposito, in coerenza con i piani di tutela delle acque, le regioni emanano tutta una serie di regolamenti attuativi, cioè regolamenti che spiegano come ci si deve comportare per gestire bene le risorse idriche. Quindi abbiamo a disposizione una direttiva europea, una legge nazionale, il piano di tutela, i regolamenti attuativi, li abbiamo a disposizione già da più di una decina di anni, e vediamo quali sono i risultati. Questo è il torrente Grana a Caraglio, questo è il Pellice a Canzigliana, il Varaita a Verzuolo, il Chisone a Osasco. Alla confluenza Pellice Chisone vedete questo deserto, il Sangone a Rivalta, Luzzone a Corte Emilia, è un po' tutto il Piemonte, il Lema alla Saluzza, lo Scrigno a Spremonte, il Cosarella, la Giannasca, il Curone, il Barnazza, il Bannina, l'Eugio, e siamo qui nel bacino dell'Oro. Non sono più riuscito a trovare nel mio archivio fotografico il Po prosciugato a Martignano, fra Fronte e Saluzzo. Ci sono tante altre situazioni come queste, cioè i fiumi letteralmente desertificati, ma vi sono tante altre situazioni con regimi idrologici fortemente alterati. Ad esempio, Stura di Lanzo della Rena, oppure Orco a Rivarolo, e se andiamo a fine febbraio o fine luglio vi potete attraversare con le ciabatte, se siete capaci a muovervi bene, senza bagnare. Questa è la situazione, è il risultato. Qui stiamo parlando di fiumi, quindi di tutela degli ecosistemi acquatici. Noi dobbiamo puntare anche l'attenzione sull'idropotabile. Allora, se vogliamo evitare questo disastro, guardate, ogni tanto si parla di siccità. Capita qualche stagione estiva che fa più caldo del solito, piove di meno, allora noi vediamo sui telegiornali, delle fotografie, delle immagini, dei filmati dove si vedono questi fiumi con pochissima acqua o quasi desertificati. Allora in quei periodi facciamo attenzione quando passiamo con la macchina o col pullman o col treno sopra un ponte, guardiamo il fiume, poi guardiamo il puntatore e diciamo ma c'è pochissima acqua, proprio vero, c'è una siccità. No. Queste situazioni che avete appena visto si verificano puntualmente tutti gli anni. Se l'inverno ha nevicato di più, se la primavera è più ricca di precipitazioni, queste situazioni si verificano verso la fine di luglio. Se siamo in una situazione siccitosa, si verificano un paio di settimane prima, ma è sempre la stessa musica. Allora, cercano di tutelare le acque, ci sono regolamenti attuativi e si dice che le captazioni idriche non possono prosciugare il fiume, devono rilasciare un minimo di portata d'acqua, il cosiddetto deflusso minimo vitale. Esiste un regolamento specifico che permette di calcolare il valore di questo deflusso minimo vitale. Nello stesso regolamento ci sta scritto che a partire dall'anno 2009 tutte le derivazioni e ritenzioni idriche devono rilasciare il deflusso minimo vitale calcolato secondo quanto prevede il regolamento. La regola di fatto non viene rispettata. Quindi non abbiamo bisogno di riforme, di nuove leggi, abbiamo già tutto. Se siamo in un paese normale, le regole vanno rispettate.
E attenzione, queste regole sono basate su una considerazione, un tentativo di corretto equilibrio fra esigenze di tutela e esigenze socio-economiche. E i valori che vengono fuori dal calcolo di questo deflusso minimo vitale stabiliscono che in periodo di magra la quantità di risorsa idrica per gli usi umani è 4 volte superiore alla quantità di risorse idriche da concedere al fiume per permettergli di esistere. E come viene utilizzata questa? Ah, ecco, un'altra cosa importante sulle conseguenze. Noi immaginiamo la pioggia che cade sul suolo e quindi penetra nel suolo, lo attraversa, arriva nel sottosuolo e quindi diventa la falda. Falda che è una delle risorse più importanti ai fini idropotabili. No. Questo processo esiste, ma non è il più importante. La maggior parte dell'alimentazione di falde delle acque sotterranee avviene attraverso i fiumi, perché esiste un equilibrio tra i livelli idrici dei fiumi e i livelli idrici delle falde. Quando nei fiumi si tanta acqua, spesso i fiumi alimentano la falda. Nei periodi di crisi, spesso è la falda che alimenta i fiumi. C'è quindi una sorta di equilibrio, primo fatto. Secondo fatto. Il miglior depuratore del fiume è se stesso, perché nell'acqua del fiume avvengono tutta una serie di processi fisici, chimici e biologici che garantiscono l'autodepurazione. Bisogna però che l'acqua ci sia, altrimenti questi processi non possono avvenire. I depuratori aiutano i fiumi quando funzionano bene, poi i fiumi completano l'opera. Se l'alterazione idrologica è del tipo che abbiamo visto prima, avviene anche una forte alterazione dell'equilibrio tra i livelli idrici dei fiumi e delle falde. Sostanzialmente noi alimentiamo le falde con acqua insufficiente e talvolta inquinata perché i fiumi non riescono più a esercitare il loro lavoro. Quindi l'alterazione delle acque profonde è una minaccia anche nei confronti dell'importante risorsa idrica per idropotabile. Difendere i fiumi significa anche difendere le acque sotterranee, che sono per noi molto importanti. Facciamo soltanto un po' di due conti. Noi pensiamo alla superficie della regione Piemonte calcolata in metri quadrati, calcoliamo qual è la precipitazione media annua sul Piemonte, facciamo una semplice moltiplicazione e scopriamo che dal cielo, il cielo innaffia il Piemonte con 25 miliardi di metri cubi. Una parte di questa acqua ritorna all'atmosfera per l'evapotranspirazione e quindi noi abbiamo un deflusso, cioè una quantità d'acqua totale disponibile di 14 miliardi di metri cubi d'acqua. Ci sono certi anni in cui questa disponibilità è poco più della metà, ci sono certi anni in cui questa disponibilità è quasi il doppio. Non esiste quindi in modo uniforme, però più o meno i conti sono quelli. Allora, con tutta quell'acqua che abbiamo a disposizione, il PDA ci dà, delle acque, ci dice anche come queste vengono utilizzate. Per scopo industriale, per scopo zootecnico, con quantità crescenti, l'idropotabile, che è superiore alla somma delle prime due, l'idroelettrico per fare energia e l'agricolo. L'agricolo, l'uso agricolo è più potente. Comporta almeno l'80% dei consumi totali di acqua. A noi interessa l'idropotabile. Beh, allora proviamo a calcolarlo. Non è facile calcolare il consumo totale di acqua medio anno in Piemonte. Lo stesso PDA va un po' in crisi nel fare i conti. Perché i dati sono molto sparsi, sparpagliati, non è possibile fare una semplice somma. Però andando a prendere i vari dati, insomma, se arriviamo a un totale di prelievo di 700 milioni di metri cubi all'anno, tenuto conto che di quei 700 milioni nelle case ne arrivano meno, perché ci sono le perdite, la transizione, ci sono tutta una serie di problemi. Ma quando noi diciamo 700 milioni di metri cubi, che è un numero strano, cosa vuol dire? Se noi dividiamo quei 700 milioni di metri cubi per il numero di secondi dell'anno e abbiamo un fiume
con una portata di 22 metri cubi al secondo, cioè è tutta l'acqua potabile che noi utilizziamo nelle case. Che cosa vuol dire 22 metri cubi al secondo? 22 metri cubi al secondo vuol dire un fiume con la sgorbianza, oppure un fiume come l'Orco, che hanno portata media naturale, se non fossero derivate, tra i 20 e i 25 metri cubi al secondo. Ma questo significa appena il 5% di quel valore di disponibilità idrica complessiva. Allora dico solo il 5%, beh, allora possiamo anche consumarne di più, perché tanto è una percentuale molto piccola. In realtà noi dovremmo fare la percentuale non rispetto alla risorsa idrica totale, ma rispetto a quella parte di risorsa idrica che si presta ad essere potabilizzata, che è molto di meno, e gran parte delle quali è acqua sotterranea. L'attuale acqua sotterranea in termini di qualità e quantità è fortemente condizionata dal modo di gestire le acque superficiali, cioè i fiumi, cioè il reticolo idrografico naturale. E questo è molto importante. Tenuto conto che prima si è accennato ai cambiamenti climatici, questa risorsa è destinata in futuro probabilmente a ridursi. Questi sono dei diagrammi che fanno vedere le linee rosse, la mezzo della precipitazione di alcuni bacini, e la linea rossa l'altezza corrispondente di acqua e dei flussi che abbiamo a disposizione. E tra l'altro in questi grafici vedete che ci sono dei buchi rispetto ai quali sarebbe interessante aprire tutto il discorso, ma non abbiamo il tempo. Comunque vedete che abbiamo il mastallone, abbiamo la trabata tabagnasca, la scorrevanza, il grano materosso e tanti altri, dove si vede una chiara tendenza della diminuzione, che facciamo a confronto tra il secolo scorso e i primi due decenni. Se poi andiamo a vedere lo studio fatto del bacino del Mastallone, vediamo che rispetto al secolo scorso, noi abbiamo nei primi 15 anni del secolo attuale una riduzione del 15% di disponibilità idrica. Si è poi provato a fare una stima per vedere che cosa succederà in futuro, e facendo i conti come se rispettassimo gli obiettivi della conferenza di Parigi, ne dovremmo perdere un altro, un'altra percentuale che è il 25% in meno rispetto alle risorse che era disponibile nel secolo scorso. Quindi, in sintesi, prima di pensare a nuove captazioni, derivazioni e detenzioni idriche, di qualunque tipo, vogliamo mettere a posto prima quello che c'è? Secondo, prima di... prima di pensare a nuove captazioni, anche per fini preparati, quali sono le politiche per ridurre i consumi nel nostro caso? Perché ci sono delle situazioni di spreco che sono veramente notevoli. Terzo, prima di pensare a nuove captazioni di derivazione, quali sono gli interventi per ridurre gli sprechi nella rete di adduzione? Ultimo, ogni litro secondo è prezioso. Se noi andiamo a vedere il bacino dell'Orco, per esempio, è già massacrato. Immediatamente a parte della diga di Cerisole, l'Orco è ridotto a un ricamino che si riempie di acque periferiche perché non c'è restituzione. L'abbiamo visto a Reggio, l'abbiamo visto l'Orco a Rivarolo. Ogni litro secondo è prezioso. Prima di pensare a nuove captazioni, devo vedere quali potrebbero essere le conseguenze sugli ecosistemi fluviali sui bacini. Yeah.